Siamo con Coach Oveglia, il campionato si avvicina, la prima partita a Bresanone, un po' presentacela. È un inizio molto difficile per noi perché incontriamo una delle favorite per i playoff. Devo dire la verità, il Brixen ha avuto due acquisti molto importanti, il terzino destro Alvarez, mancino argentino, e è tornato il 2 metri Stufra in difesa. In questo momento forse per noi era meglio avere un inizio un pochettino più soft, ci stiamo preparando alla grande comunque. Siamo con Kevin Anici, la tua esperienza in azzurro e soprattutto i tuoi obiettivi per questo campionato che sta per iniziare. L'esperienza in azzurro è una cosa che pochi possono provarla, però è una cosa che auguro a tutti e che è sicuramente una cosa irripetibile, che più ti capita e meglio è, perché ti cambia anche la vita sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico. E gli obiettivi per il campionato invece sono fare il meglio per la squadra, creare una squadra sempre più unita e soprattutto andare a vincere il campionato e anche più in alto se si può. Siamo con il portiere Postonia, i tuoi obiettivi per il campionato e soprattutto la tua esperienza azzurra, visto che sei appena ritornato dal raduno con la nazionale italiana. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, la voglia che ho è quella di riconfermarmi quest'anno come giocatore, come titolare, e soprattutto portare la squadra ancora una volta, grazie all'aiuto di tutti i miei giocatori, almeno ai playoff. Sarà molto dura, quest'anno siamo un po' meno attrezzati dell'altro anno, però abbiamo i giovani, soprattutto hanno un anno in più di esperienza che ci aiuterà sicuramente nel corso dell'anno sportivo. L'esperienza azzurra mi può far solo che bene, per farmi crescere ancora e per mettermi in condizione fisica e psicologica per fare ancora meglio quest'anno. Presidente Roduca, come si presenta Trieste e quali sono gli obiettivi stagionali? Ma parto dagli obiettivi. L'obiettivo più importante è la centrale, come l'anno scorso, le prime quattro posizioni del girone che ci permetterebbero di entrare nella pool playoff. Sicuramente l'inizio è in salita perché l'infortunio di Michele Oveglia, un infortunio abbastanza grave, la rottura di un legamento, comporta l'assenza quasi sicura di almeno un mese. E ora Michele, oltre a essere il centrale titolare della squadra, era anche un grosso apporto in difesa, e questo sicuramente ci verrà a mancare, e Giorgio deve provvedere in varie maniere, però non sarà facile sostituirlo.